Buongiorno, buonasera, seconda ragazzi, oggi vi presento un orologio carino, ispirato al mondo militare del passato, infatti si ispira allo standard A11, ne ho parlato poco fa in una recensione recente con il Bulova Hack. Il protagonista è Tom Rice, o meglio, colui che ha ispirato il brand a fare questo prodotto, a proporre questo prodotto, ovvero diciamo così, un veterano della Seconda Guerra Mondiale, che fu uno dei tantissimi protagonisti dello sbarco in Normandia, quindi quando gli alleati sbarcarono in Francia. Ragazzi, prima di andare a vedere quello che è l'orologio, andiamo a vedere quello che è il packaging. Allora, partiamo dal colore, color cartone, un qualcosa che sa un po' di riciclato, un po' di militare. È un colore che nel 2022 per, come dire, i packaging pare funzionare molto, pare essere di moda. Vabbè, si sfila questo nastro di carta rigido con indicazione Type A11 Tom Rice e si svela quella che è la confezione vera e propria con l'indicazione Praesidius, la si apre e dentro troviamo adagiato su una lastra di cartone di egual colore quello che è l'orologio. Alzando questo componente andiamo a trovare altri due astuccetti, uno contiene un secondo cinturino, l'altro contiene una piastrina, che cos'è? Di fatto è la card di garanzia con un QR code da scaricare, qualcosa di un po' diverso, molto carino. Diciamo che come packaging non mi dispiace. Iniziamo quindi a svelare quello che è l'orologio. Chiaramente, ragazzi, va a riprendere come da nome Type A11, quello standard militare. Già, come detto, ragazzi, apprezzo tantissimo la tipologia di rifinitura, ovvero questa sabbiatura molto ben realizzata di quasi tutta la cassa. Abbiamo pochi punti lucidi, ovvero la parte alta delle anse. A proposito di anse, parliamo di dimensioni: 22 la distanza fra le ansette, lug to lug massima dimensione della cassa, un diametro da 44. Ragazzi, non, scusate, da 42 non compresa la corona, uno spessore di 12,5 mm che comprende anche l'ottima bombatura del vetro e un peso di 71 grammi con questo cinturino. E in questa versione, dico questo perché c'è una 42 per i polsi più importanti o per chi preferisce l'orologio più piccolo o ha delle esigenze diverse perché ha un polso piccolo, esiste un diametro 38, quindi potete scegliere tra i due. Passiamo al retro dell'orologio e all'analisi di quello che è il fondello, un fondello un po' diverso dagli standard soliti e tipici, con questa forma geometrica ben definita, questa piacevolissima, devo dire, spazzolatura molto fine circolare, e poi tutte le indicazioni che trovate sono incise. Praesidius, il nome dell'orologio, Type A11, Tom Rice, 101ª Airborne Division, 6 giugno 1944. The Lost Watch of the Day, quindi l'orologio perso degli dèi. Ragazzi, andate a documentarvi sul sito. Poi abbiamo ancora assemblato negli Stati Uniti con pezzi di importazione, movimento automatico e poi questo 1181 che credo sia il numero del pezzo, ma non ne sono certo. Torniamo a girare l'orologio, analizziamo il vetro. Ragazzi, questo è uno dei punti forti, per quanto mi riguarda, di questo orologio. Non è un vetro zaffiro, è un vetro minerale, doppia cupola con antiriflesso interno. Mi piace tantissimo come la forma di questo vetro vada a riprendere quella della cassa, dando una sorta di continuità. E mi piace anche i riflessi che restituisce. Super promosso, va a proteggere un quadrante. Beh, ragazzi, lo vedete che si ispira, tipico di quel format, di quello standard, ovvero degli A11. In tutto è per tutto. Ragazzi, analizziamolo quindi. Abbiamo gli indici numerici, abbiamo la scala secondi con questi pallettoni ogni 5 secondi. Il colore in questo caso è un nero opaco, direi lo definirei un nero scarico. Sfere, cathedral, come vedete. Luminescenza direi buona, non ho trovato sul sito nessuna specifica, non so che tipo di pasta sia, però devo dire che l'effetto, e vi metto chiaramente una immagine, l'ho trovato più che positivo. Per quanto riguarda la corona, vedete, è lucida, che va quindi a riprendere alcuni altri componenti pochi lucidi della cassa, va a movimentare il Seiko NH35. Ragazzi, ecco, prima di parlare del Seiko NH35, parlo ancora un secondo della corona dicendo che è una corona, non è una corona vite, è una corona a scatto. Abbiamo però due scatti. Quindi abbiamo che cosa? La data fantasma, ovvero all'interno dell'orologio c'è un movimento con datario
e la data come non la troviamo invece sul quadrante. Questa non è di fatto un difetto, è un qualcosa di non lineare, se vogliamo, ma che ritroviamo in tantissimi orologi. Questo è un discorso legato ai costi di mercato, quindi probabilmente l'NH35 costa meno del equivalente NH senza la data, altrimenti o si trova più facilmente. Chiusa la parentesi del movimento, non sto a parlare più di tanto, ragazzi, ne ho parlato 500 volte, lo definisco il solito buonissimo muletto entry level che è abbastanza preciso, che non dà mai problemi e che di fatto viene proposto senza fronzoli o altre indicazioni particolari, quindi per me va benissimo su un orologio di questa fascia di prezzo. Parliamo del cinturino, anzi parliamo dei cinturini, ragazzi, perché sono due. Quello che preferisco è il verde in tela, devo dire che è un buon cinturino a mio modo di vedere, ben realizzato, abbastanza, anzi direi comodo. La fibbia non è personalizzata, ma fortunatamente, e io ringrazierò sempre chi ha inventato questa genialata, abbiamo lo sgancio rapido. Mi piace molto 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 meno questo secondo cinturino, ovvero quello in nylon. Mi piace meno perché essendo molto spesso è realmente tanto tanto rigido e rende l'orologio al polso molto goffo. A proposito di orologio al polso, parliamo di come sta molto bene. A me piace nella sua semplicità, nella sua diciamo così piacevolezza di forme, eccetera. Poi è anche un orologio estremamente comodo grazie a questo, e ribadisco, questo cinturino in tela, e grazie anche al peso contenuto, a poco più di 70, mi sembra, se ricordo bene, 71 grammi. Bene, io direi di passare a questo punto alle conclusioni. Questo orologio costa 249 US dollar, quindi 220 euro circa, poco più. E tanto e poco? Allora, non è sicuramente l'orologio dal miglior rapporto qualità-prezzo che io abbia proposto e recensito. Certo che non si può dire che sia un prezzo alto, soprattutto calcolando che è un'azienda americana e che quindi pagherà le tasse all'americana e non alla cinese. Non è un'azienda del Far East, anche se poi magari i componenti arrivano da lì, non lo so. Detto questo, per me il prezzo ci sta, l'orologio è ben realizzato, profuma un po' di storia, va a riprendere qualcosa del passato, insomma c'è una bella idea dietro e non mi è dispiaciuto per nulla. Tra l'altro è in vita ora, in questo momento, una campagna Kickstarter, vi metto chiaramente il link qui sotto in descrizione, ripropongono una seconda edizione e c'è anche la possibilità di acquistarlo con un movimento svizzero, un STP, quindi un movimento che rispetto chiaramente all'NH35 montato su questo è un upgrade con alta frequenza, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, spero vi sia piaciuto l'orologio, spero vi sia piaciuta la recensione, ditemi la vostra nei commenti, un saluto, alla prossima, ciao!